problema vero è che di nebbia a Milano non ce n'è più. È scomparsa la nebbia. C'avete solo la nebbia, solo la nebbia. Guarda qua i nostri ascoltatori di Funamboli. C'è una grande sorpresa, perché passava di qui Oscar Giannino. L'ho brancato, ho detto: Oscar, vieni a dirci, perché hai fatto due figli tu. L'ho visto che compariva sul monitor. Ma io sono un grandissimo ascoltatore della vostra missione, un grande ammiratore. Vorrei contribuire in maniera anonima, lo farò. Oscar, che bello, c'è un ricongiungimento familiare adesso con Milan. Mettetevi perché, vicini, ma, belli. Perché Alessandro è lui non è un immigrato, ma io di sicuro sono una specie di straniero, allora. Questo non c'è dubbio. Sai, gli stranieri, quelli che però si comprano e vendono per finta nelle partite dei giocatori, scusami, certo, nelle squadre, poi finti valori patrimoniali. Io sono uno di quelli, cioè quelli che non giocano mai, ma stanno nelle robe. Quella roba lì. State notando come esula e come cerca di svicolare dalla domanda del perché ha fatto due figli. Oscar, come figli, ti è venuto figli, in mente di si fare sta due parlando figli di questo? No, perché il punto vero è che mi pare è la voce femminile fantastica di questa trasmissione vi ha sottolineato che oltre alla faccenda economica c'è il punto, insomma, che qui gli uomini non riescono proprio a convincere le donne di questo paese, perché l'attesa l'attesa del, ma insomma, io quello giusto, visti tutti i guai economici, il welfare, il lavoro, il fatto che è un paese costruito contro le donne, le giovani, le famiglie, eccetera eccetera, sì. Ma oltre a questo c'è una faccenda fondamentale. Noi lo convinciamo le donne, questo è il punto vero. Tant'è vero che io sono arrivato tardi a farlo, dopo che non ne avevo convinte un mucchio. E questa dopo povera che non ne avevo convinte un mucchio. Esatto, questa è la verità. Cioè, perché io i figli volevo prima. Ma avevano delle ragioni ogni volta che mi hanno portato a commettere tutta una serie di errori, ogni volta ripetuti, ma gli errori non erano miei, erano loro, perché il loro giudizio insindacabile era: io dovrei far figlio con te. Più o meno questa. E quindi siamo arrivati tardi, ma solo grazie al fatto che mi è stato concesso questo giudizio di ultima istanza. Ma come hai fatto a convincerla? Ma mi sono appellato alla clemenza della corte, mi sono messo in ginocchio piangendo, dicendo: guarda, tu meriti di tutto, ma c'è un'unica questione, a me il tempo, sono l'ultima risorsa del tempo, prendimi come uno che si butta via, ma facciamo dei figli. Questa è stata, io lo ammetto, qualunque mia testimonianza che sia del tipo: ma perché non poteva che aspettare me e farli con me, sarebbe una ridicola recita. No, non la però adesso ex post, diciamo, sei contento di questi figli, hai dovuto tu e tua moglie sopportare tanti sacrifici oppure... Dunque, noi non abbiamo famiglia a sostegno, non abbiamo i nonni, non abbiamo questa integrazione, dobbiamo fare come tutti un mucchio di salti mortali, orari, cose eccetera. I sabati e domenica abbiamo annullato come tutti le uscite, i cinema, no, ovviamente è una, però in cambio io non ho cambiato idea, ho trovato per fortuna con la clemenza della corte, il mio giudizio tardi, dei figli, e io non ho cambiato idea. Vale quanti la pena? No, Oscar. 3 e 1 e mezzo. E ne vale, all'età mia dovrei avere i nipoti. Tra l'altro, prima abbiamo, attenzione, tra l'altro, prima abbiamo avuto un Babbo Natale pensionato che farà 9 giorni Babbo Natale. Voi non lo sapete, che era ascoltatore. Ma mi ha incuriosito molto, anche se immagino. Non dovevo dirlo. No, eccoci. Non dovevo dirlo. No, perché il Babbo Natale è un argomento di discussione all'interno della nostra famiglia. Che a casa Giannino forse arriverà. Oscar, devi sapere che mi ha proposto di farti venire anche da me, proposto ieri al telefono, ha detto: ma se c'è bisogno c'è Oscar. Quest'anno c'è una soluzione diversa, travestita, in realtà lo facciamo anche per sostenere una charity, io però ero dell'idea che, siccome i miei figli non ci credono a Babbo Natale, non ci credono, è più forte di loro, perché un anno e mezzo non ci può credere, perché cioè, diciamo che non ci credono, sanno perfettamente il meccanismo di ricatto attraverso il quale mandano la madre a qualunque giorno della notte a comprare i regali, anche la notte è successo, quindi figurati se lo fa. Non ci credono. Allora perché bisogna fare la recita? Per vedere nei loro occhi, io li ho già visti, non lo credevo mai, il giudizio: ma perché abbiamo un papà e una mamma così cretini? Ma Oscar, hai mantenuto fede alle promesse? Voglio dire, adesso Margherita si è pentita amaramente oppure dice effettivamente è un padre presente? Di me credo di sì, come uomo, no, ma di come, te come Oscar padre, ecco, lo so, infatti lo so che non c'è, non è una non notizia, questo ti ringrazio e ti abbraccio, però no, come padre spero di no. Come ti padre ricordo, cara Veronica, caro Leonardo, che quando Oscar ci raccontava sempre i santi, la santa che ricorre più spesso durante il calendario liturgico è Santa Margherita. Comunque, ma è successo ultimamente, è cambiato il calendario? No, io lo dico, però per esempio il mio metodo per continuare a avere la fiducia: c'è un conto per i soli figli, ma che è amministrato da mia moglie, e io fino adesso ho detto: io non devo avere accesso,
io contribuisco regolarmente a quel conto. Sì. Quindi io dimostro che si può fidare, ecco, tutto qua. Però, però anche Oscar ha ribadito che quei figli qualche sacrificio bisogna fare, ma no, qualche rinuncia, qualche rinuncia. Chiunque dica il contrario o è un ricchissimo ma le affida alle tate, oppure vuol dire che non le ama. Rinuncia, rinuncia, rinuncia. No, anche perché anche se sei ricchissimo e le affidi alle tate, si suppone che un pochino se li fai tu voglia stare. Sì, ma no, poi parliamoci chiaro, siamo in una, siamo in fascia, però insomma, per un bel po', tranne chi è particolarmente bravo, però ognuno può parlare delle sue esperienze, parliamoci chiaro, qui non si fa più, cioè, non si, non si, cioè, fa più. Non si, non si proprio. Si cosa più, ma anche per anni, a volte, non cioè, per decenni, ma abbiamo smesso di fornicare. Scusate, Don Manera, prima già abbiamo avuto Don Giancarlo da Brescia. No, adesso, sei tu Don Milan, Don... è inutile che la giri sugli altri.